il suo riscatto dalla falsa accusa dopo lo sbarco di Roccella. Dopo 2 anni di processo è riuscito a dimostrare che con gli scafisti non c'entrava nulla. Andiamo ancora nei titoli principali. Contrabbando a Reggio, multato all'aeroporto per orologio, occhiali, eccetera, eccetera, e cinture contraffatte. Ancora la statale 106 mietono un'altra vittima, dicevamo, un giocatore del San Luca che è morto nel tragico incidente. E poi operazione Hortus, sequestro da 2,5 milioni di euro nel cuore della 'Ndrangheta. Operazione Gallicol, DDA di Reggio Calabria, gli arresti, eccetera, e tutte le conseguenze. Lasciamo i principali titoli che abbiamo visto anche ieri nel nostro telegiornale, sul nostro portale www.telemia.it. Andiamo subito sui giornali, sui quotidiani calabresi. Partiamo da Gazzetta del Sud. La Corte dei Conti, il PNR è fermo. Nella sanità regna il caos, illeciti negli appalti, cresce l'assenteismo. L'allarme durante le cerimonie di inaugurazione e l'anno giudiziario a Catanzaro. Indagine Gallicò. Gli indagati in silenzio davanti al GIP e PM. Tra le imputazioni spiccano la strategia per sostenere economicamente le famiglie degli affiliati detenuti e la lotta intestina scandita da agguati intimidazioni per la conquista del comando nella locale mafiosa. In carcere i primi interrogatori di garanzia di capi e fiancheggiatori delle 'ndrine sotto accusa. Qui vedete in foto, vedete Walter Ignazitto e Giovanni Bombardieri. A Mosca. Alla madre di Navalli, vedete, funerali segreti o Navalli sarà sepolto lì dove è morto. Queste sono le imposizioni di Mosca. A Reggio, a Palazzo Zani, si è insediato il coordinamento, la SNA avvia il suo percorso. Stiamo parlando ovviamente del battesimo della prima riunione di coordinamento di cui ha preso avvio la sede locale calabrese della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Naufragio un anno dopo, una ferita ancora aperta, a Steccato di Cutro, torna al centro della scena, almeno per un paio di giorni. Cortei pro-Palestina, scontri a Pisa e Firenze, una decina di studenti feriti, alcuni minorenni, le opposizioni criticano il Viminale, Mattarella intanto solidale con la Premier Meloni per i volgari attacchi subiti. E poi qui vedete i tafferugli avevano provato a rompere il cordone della polizia per arrivare all'ambasciata USA, sono stati fermati. Rosarno, Parco Ecologico Medica, ha consegnato i lavori di riqualificazione e poi Giuseppe Ioni, Gendrini a Torino, parla Schirripa, non ho ucciso io, il giudice caccia. Ancora in basso, il Tribunale di Roma, gli atti di nascita con due mamme, trascrizioni legittime. Germania, la cannabis è legale, un duro colpo agli spacciatori e poi in Spagna bruciano due torri residenziali, almeno 9 morti a Valencia. Si indaga sul poliuretano utilizzato per la copertura della struttura esterna. Lasciamo la Gazzetta del Sud almeno a questa pagina della provincia di Reggio e andiamo a vedere nelle altre province, per esempio Catanzaro, Crotone e Lamezia Terme. Vediamo quali sono, tra virgolette, le differenze. Intanto, vedete, Serie B, Catanzaro, esame playoff a Cittadella. E poi c'è Saniti, Don Palamara, resta nel Minido, nuove minacce, già danneggiata pure l'auto. Ancora Borgia in retroscena di Scolacium, la droga, le armi, le intimidazioni, così le cosche si impadronivano di lavori pubblici e attività private. Poi, la vicenda del rogo, vedete, ennesimo rogo a Scordovillo, disagi anche in ospedale. E qui l'immagine dei vigili del fuoco. Poi negli occhielli, Catanzaro, metropolitana, ANAC boccia l'inerzia sui ritardi dei cantieri penali inapplicate, dicono. A Vibo Valentia invece sulle amministrative, il caso Limardo sui tavoli romani, azzurri a confronto, la ricandidatura dell'uscente Maria Limardo in bilico. E il caso arriva a Roma al congresso di Forza Italia. Si attende una decisione, il centrodestra è in fermento. Lasciamo anche questa pagina di Gazzetta del Sud e proseguiamo con l'altra provincia che è Cosenza. Come vedete, anche qui altri cambi. E intanto la fotonotizia
al centro pagina i commissari stanziano fondi per il palazzetto dello sport, il palazzetto vedete in foto arrende, destinato €500.000, una bellissima comunque struttura. E poi in alto a sinistra andiamo su Corigliano Rossano, in Occhiello, ospedale sibarita, Occhiuto rassicura la popolazione, il cantiere della nuova struttura, eccolo qui in foto. E poi Sampdoria, guasta feste del Cosenza, anniversario amaro per i rossoblù, sconfitti in casa 1-2, decisivo l'1-2 iniziale dei blucerchiati. Ad accorciare è Frabotta, ai lupi non basta la spinta di 15.000 spettatori per allungare la scia positiva. Lasciamo anche queste pagine e andiamo direttamente ora, anzi ci sono altri due occhielli in basso, uno riguarda Paola, agitazione stoppata, la giunta comunale trova l'accordo con i dipendenti. Pace fatta quindi. E poi a Montalto Fugo amministrativa, il gruppo Morfeo si schiera a sostegno di Emilio Viafora. E mi sa che ora ci siamo. Andiamo ad aprire il quotidiano della Sud, come vedete. Partiamo anche qui dalla sanità, lavori pubblici e PNRR, una Calabria all'anno zero. Il quadro dipinto durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, l'assenteismo e prassi in una pubblica amministrazione permeabile a convenienze, manager in sanità che ignorano i problemi. E poi la strage di Cutro, visita Lampo e in segreto il ministro Piantedosi, l'omaggio al piccolo Ali e alle altre vittime, un Cutro un anno dopo per non dimenticare. In alto ancora guai per l'assessore Minnenna, vedete, presunti lavori per un lettino al Lido dei VIP, avrebbe favorito l'imprenditore in cambio di un posto gratis a Ostia quando era a capo delle dogane. Beh, qui bisogna capire ora dove sta veramente la verità, per un lettino, insomma, sembra una cosa difficile. L'intelligenza artificiale diventa assistente legale. E qui vedete Jury Matrix e l'idea di un avvocato calabrese. E poi migrazioni, la storia dell'attivista in cella con l'accusa di essere scafista. Maison Maidi, vedete, e qui viene raccontata. Il calcio a Cosenza, si rovina la festa dei 110 anni al Marulla, passa la Samp. Catanzaro contro rimpatri. Ad Ali il sindaco dice no, e poi ancora Reggio, il dibattito sulla giustizia, la fretta cattiva consigliera. Vibo, elezioni comunali, 3 coalizioni, 2 senza candidato. Crotone, università in città, voce Corigliano, cogliamo l'opportunità offerta. Ancora Occhiuto, vedete, congresso di Forza Italia, stuzzica la Lega e il Carroccio se la e poi se il Carroccio naturalmente se la prende. Sull'inchiesta Scolacium, le armi promesse come regali di compleanno. Economia Union Camera incontra Mattarella al Quirinale. E poi in basso Unica le riape il TAU, presentato il programma della stagione. Lasciamo anche il quotidiano del Sud. Ora ci spostiamo direttamente, andiamo su Gazzetta, apriamo la pagina d'attualità, vedete, primo piano, funerali segreti o sepoltura in carcere, l'oppositore, vedete, Khodorkovskij, hanno paura. E poi Ashin, anche cara Murza rischia la morte. Poi difesa, finanza, dirigenti, pioggia di sanzioni USA. E poi primo vertice del G7 a guida italiana, Roma, Lima, il protocollo con Kiev, le truppe arretrano, Zelensky avanza, presto una nuova controffensiva. Draghi, l'Unione Europea è competitiva solo con maggiore integrazione, lo scudo di Mattarella per Meloni, troppi insulti e atti di violenza, dice il capo dello Stato, zittendo un po' tutti. Ma da Caciocavallo a Stracciarola ancora scontro Premier De Luca. Vedete, il governatore Vincenzo De Luca, aspro scontro verbale con la Premier, ancora continua.
a discutere questo scontro, confronto, ma sarà così. Salvini vuole la Conta, il centrodestra trema, terzo mandato dopo il no in commissione, voto in aula, ma Fratelli d'Italia e Forza Italia ribadiscono il muro, mozione di sfiducia a sinistra. Andiamo ancora in basso, atti di nascita con due mamme, trascrizioni legittime, decisione del Tribunale di Roma che respinge il ricorso alla Procura e poi comunali di Giugno e Campolargo, centro-sinistra e Movimento 5 Stelle, disco verde alle primarie. Lasciamo anche quest'altra pagina. Attualità, Fedez allontana i pettegolezzi, priorità dice ai miei figli, quindi non parlo di altro ma dei miei figli, procura vuol verificare se sia reale il numero dei follower della Ferragni, anche questo pensate un po', comunque tutti i casi che ci sono, sia il rapper che la moglie pare abbiano già parlato con i rispettivi legali nel caso si dovesse arrivare ad una causa di separazione. Coro di no a Valditara, stop al ritorno dei voti, appello di esponenti dei modi della cultura, della scuola e dello spettacolo, non piace la controriforma del ministro ma mi sa che ha deciso, si tornerà anche nelle scuole medie, inferiori, superiori, ad avere i voti e non più i giudizi. Tir schiaccia un 17enne, muore mentre va a scuola, contro il muro, guardate, arrestato l'autista, non mi sono accorto di nulla, tragedia a Sanremo, gravissima, la sorella di 15 anni, lo studente era Moadi Duchiani di 17 anni, paralizzò alta velocità, anarchico ai domiciliari, finalità era il terrorismo. Ancora in basso, gelo e neve paralizzano il Brennero, tra oggi e domani piogge e rovesci anche al sud, un ciclone sul Mar Rigole causerà venti di burrasca anche in Sicilia, in Calabria, poi carabinieri in pensione tiene in ostaggio la moglie, ore di grande paura nel modenese, ogni tanto si impazzisce, manganellate e cortei pro Palestina, però vediamo di capire anche il perché. Attenzione a Firenze e Pisa con gli studenti colpiti duramente dalle forze dell'ordine. I PD immagina accettabile il sindaco leghista della città della Torre, così no. Il bilancio complessivo è di 6 feriti, ma l'uso delle cariche solleva critiche sulla gestione dell'ordine pubblico, ma noi sappiamo che gli studenti hanno tentato di scardinare un cordone delle forze dell'ordine ed arrivare direttamente all'ambasciata degli Stati Uniti, quindi immaginiamo che lì si sarebbe verificato qualcosa, qualche dimostrazione all'interno dell'ambasciata, era il pericolo, probabilmente ha portato la polizia a caricare il piano Gaza di Netanyahu, scontenta anche gli USA in Medio Oriente, e poi lasciamo anche questa pagina di primo piano, mondo, Valencia nel rogo, 9 vittime, si teme anche un'altra persona ancora dispersa, molti devono la vita al portiere giallo sull'uso delle facciate al poliuretano, materiale facilmente infiammabile e viene molto usato anche in Italia, e poi nomination ad un passo e Trump alza i toni. Svolta in Germania è in realtà la legalizzazione della cannabis, e poi Austria ha condannato l'ex cancelliere. Lasciamo anche questa pagina, se non al via il nuovo BTP valore, sta andando alla grande da ieri, cartelli sì, noi non ogni giorno, riguarda i carburanti. E poi le pagine dello spettacolo di Gazzetta che vedete con le pagine ovviamente di sport, gli altri regina ampia scelta contro il Sant'Agata, qui anche serie D. Neanche un euro del PNRR è stato speso, e qui è dura la Corte dei Conti della Calabria sulla situazione, ieri si è tenuta, oggi lo approfondiremo anche nei nostri DG. Negli appalti pubblici continuano ad esserci comportamenti che ledono le finanze erariali. Anche l'assenteismo negli enti pubblici si conferma una prassi particolarmente odiosa.
però dicono neanche un euro è stato speso. La Corte lancia l'allarme durante la cerimonia istituita a Catanzaro per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. La relazione poi nella sanità regna il caos. Tuteliamo i diritti dei cittadini, l'intervento del Presidente Guido Carlino, la relazione essenziale, i controlli per consentire di rimuovere le criticità. Significativo il lavoro che viene svolto dai magistrati in questa sede, dice Carlino. Agricoltori di nuovo a Bruxelles, Coldiretti chiama a raccolta. E poi dai container gadget per gli amici al porto spunta anche il peculato. La DDA effettuato i controlli solo per ritorsione nei confronti di una ditta. Penne e calamite portate a stampare in tipografia e le magliette griffate. Quindi viene fuori una realtà molto brutta. Altre contestazioni al funzionario doganale Solano, arrestato nei giorni scorsi. Il garante dei detenuti, dare voce a tutti, dice. Poi sempre più bambini chiedono l'elemosina, allarme sociale anche in Calabria. Sequestrato un carico di merce contraffatta all'aeroporto di Reggio Calabria, l'agenzia delle dogane, guardate qua. Orologio, occhiali e cinture riportavano i marchi dei noti brand di moda. Qualcuno dice cominciamo bene. E poi il naufragio di Cutro, c'è uno speciale, ferita ancora aperta, lunedì ricorre il primo anniversario. La SNA a Reggio, la scuola della pubblica amministrazione, muove i primi passi, insediato il nuovo comitato e poi campagne aperte per promuovere la dignità del lavoro, una grande opportunità di crescita culturale. Chiedo scusa, qui guardate sotto in basso. Vede Cannizzaro che esulta per la SNA che prende forma. Questa è la politica dei fatti, quella che tramuta le idee in azioni, quella di cui si ha bisogno la nostra terra. Qui vedete, era insieme quando all'epoca presentò la scuola, ecco, insieme al ministro Zangrillo. A Reggio, rifiuti e riciclo, il futuro sostenibile diventa sempre più plastic free. I consulenti del lavoro ripartono dalla conferma di Flaviana Tuzzo. E poi la consulta chiede il caso discusso a Palazzo San Giorgio, più attenzione per il verde urbano. E qui l'immagine del verde urbano a Reggio. Meccatronica, il futuro diventa presente. Una sfida per gli studenti che si affacciano al mondo del lavoro con nuove competenze. Partecipato incontro di Confindustria tra mondo delle imprese e mondo della scuola. E poi gli alberi di calcio festeggiano i 90 anni della sezione Regina. Le associazioni culturali contro tutte le guerre ancora. Il mutuo soccorso ai familiari dei detenuti. Tonino, qui vedete... lo sa quante persone abbiamo sulle spalle, solo io e Nino, perché gli altri se ne fregano. Nell'indagine, vedete, Gallicò, chiedo scusa, emerge la strategia della solidarietà e dell'assistenza agli affiliati, alle entrine colpiti da misure cautelari, quindi la protezione delle persone che erano affiliate al clan. A Ciccio è arrivata una legnata senza aspettarsela. L'omicidio di Francesco Catalano. Erano le interlocuzioni, vedete, le intercettazioni degli indagati e le dichiarazioni dei pentiti svelano il perché della sua morte quando fu ucciso. Eccolo qui, in questa fotografia, la scena del crimine, e gli inquirenti sono certi di aver risolto anche il caso. Tommaso Gulli, su tutta la formazione degli alunni, un lavoro collettivo finalizzato alla completa crescita dei ragazzi. E poi la giornata dello sport nel senso dell'impegno, nel segno dell'impegno, un team al servizio del bene comune. E qui andiamo in basso, facciamo un primo piano, attraverso una proposta di legge regionale sui bisogni degli stranieri. Questa giornata è stata una pietra miliare nel nostro cammino di cittadini. E qui vedete tre giovani, Manila Marchese, Daria Foti e Cristina Cuzzola. Sp-
spunti di riflessione sul focus su scuola tra teoria e pratica. Tirrenica, Ponte e l'architetto Femia nella commissione di studio. Il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caveniti, ha incontrato l'ideatore della Biennale dello Stretto e poi notificato decreto ingiuntivo per la pubblica illuminazione. La minoranza, il debito è di 1 milione di euro. Corso di formazione gluten free ed ancora Grifone tutti assolti con il rito ordinario. Esclusa l'aggravante di tipo mafioso a carico degli 8 imputati. Il processo, vedete, di Seminara. Terza edizione del concorso a Villa San Giovanni, Rachele Cancelleri Lazzaro. Nuovo ospedale, rimozione degli ultimi 2 elettrodotti. In contemporanea con l'intervento di Terna sono in corso anche le attività propedeutiche all'approvazione del progetto definitivo. Mattiani, abbiamo ereditato un disastro. E qui vedete anche il nuovo ospedale, vedete l'avanzamento del cantiere sui terreni adiacenti all'Istituto Agrario di Palmi. Rimaniamo sempre a Palmi, Tribunale di Palmi, assolta funzionaria dell'ufficio GIP GUP, nessuna rivelazione di segreto d'ufficio al marito avvocato. Qui era stata accusata, quasi 3 anni ci sono voluti per l'appello con lo stesso esito. L'avvocato è Innocenzo Sapone e sua moglie Sandra Matullo, coordinatrice dell'ufficio GIP GUP del Tribunale di Palmi, sono stati assolti anche per in secondo grado con l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio. La sentenza di primo grado era stata appellata alla Procura di Palmi, ufficio che ha coordinato le indagini contro i 2 professionisti. Anche in appello sono state accolte le tesi difensive degli avvocati Fortunato Schiava e Roberto Coriani e anche Sissi Barone della difesa di Matullo. Difatti avevano visto coinvolti 2 professionisti il 21 dicembre 2018, sono passati ormai più di 6 anni, furono arrestati e posti agli arresti domiciliari nel 2018. Le richieste degli ex LSU accettate o modificate a Polistena. E poi reclutamento dello staff del sindaco a Torrianova, che succede? Vediamo. Il bando riguarda un operatore esperto amministrativo. Tra i compiti, mantenere anche attraverso i network i rapporti con i cittadini. Quindi, probabilmente il sindaco cerca un social media manager. Nuovo bando del comune, un operatore esperto amministrativo da assegnare all'ufficio staff del sindaco. Mentre adesso noti gli avvenimenti pubblici, il lavoratore in questione presterà direttamente le dipendenze del primo cittadino della giunta degli assessori. Addirittura qui ci hanno dedicato un articolo. E poi, contratto ai dipendenti portuali, mandato pieno per azioni di lotta, non soddisfa la parte economica del rinnovo. A Rosarno consegnati i lavori di riqualificazione del parco di Medma e poi un nuovo scuolabus anche per i disabili a Gioia Tauro. Ancora l'orchestra di fiati stasera al Rendano, mentre sulla viabilità capoluogo della città metropolitana. La scuola di Sant'Elia chiude, shock via social, è pronta, smentita. A Motta San Giovanni, vedete, andiamo sulla Ionica, aveva destato sconcerto un post su Facebook dell'ex assessore Latella, la risposta dell'attuale titolare dell'istruzione. E qui vedete l'ex e l'attuale, botta e risposta sui social, ormai la politica si fa così. Il paese piange lo sfortunato Marchicè, difensore, con i vizi del gol e del sorriso. E questo era il giocatore di San Luca che purtroppo ha perso la vita in un incidente stradale. Lunedì i funerali a Scandicci alle 17, una messa in Santa Maria della Pietà. Il giorno dopo dell'incidente è avvenuto a Isca sullo Ionio in provincia di Catanzaro, che ha costato la vita al calciatore di San Luca Marco Pezzati, vedete, eccolo qui, di Scandicci. Nessuno vuole parlare di calcio per i prossimi impegni che aspettano la squadra giallorossa, naturalmente, e la sofferenza è tutta per questa giovane vita, 31 anni, e in tasca una laurea in economia e commercio.
Niente decadenza, non c'era, resta in consiglio, a quando fu l'esponente della maggioranza sotto esame per un presunto abuso edilizio. Ricordato il parroco padre Arnaldo Cantonetti, proposta di intitolazione di una strada, e poi vedete libanese, presunto scafista, confermata l'assoluzione dalla Corte dei Conti di Reggio Calabria. È stata confermata anche qui per Karim Farad, il giovane libanese accusato di essere stato lo scafista dell'imbarcazione carica di immigrati clandestini approdata a Roccella il 20 ottobre 2021. Il procuratore di Locri, in seguito alla pubblicazione della sentenza con la quale il giovane difeso dall'avvocato Carlo Bolognino del foro di Locri era stato assolto da tutti gli addebiti, ha interposto appello ritenendo erronea la sentenza impugnata diciamo sul presupposto dell'istruttore dibattimentale fossero emersi elementi sufficienti per giudicare a un giudizio di colpevolezza. Lasciamo anche quest'altra vicenda sugli sbarchi. Non ho ammozzato il giudice Caccia, e qui Antonio Lupis ci dà uno spaccato. Lettera dal carcere del panettiere di Gioiosa Ionica all'ergastolo per l'omicidio il 26 giugno dell'83 del procuratore capo di Torino. La notizia emerge: ha sempre ammesso di aver fornito ai killer l'auto senza sapere a cosa sarebbe servita. Questo è stato. E poi vedete l'arresto di Schirripa nel 2015, a destra il magistrato Bruno Caccia assassinato nel giugno dell'83. E qui vedete il panettiere di Gioiosa Ionica, Rocco Schirripa, condannato al carcere a vita definitivo dal 2020. Lui dice: non sono stato io, ho solo fornito l'auto. Ancora il boss condannato e i due indagati scagionati. E qui ancora sempre sulla storia, sulla stessa storia, l'approfondimento di Antonio Lupis. Liceo Mazzini, studenti apprendisti al comune. Stipulata la convenzione per i percorsi di alternanza scuola e lavoro. Analogo accordo era stato già stipulato con lo Zanotti Bianco di Marina di Gioiosa Ionica. Il liceo, vedete, scienze umane e linguistico di Locri. E poi suggerimenti agli anziani per difendersi dalle truffe. Il comandante della stazione Francesco Albanese al centro di aggregazione sociale. E qui vedete i militari dell'arma. E qui vedete campagna brasiliana per la pittrice Polifroni. Raffaella Polifroni ha regalato un suo dipinto, vedete, al Forte de Craxia, il piccolo diario di una stimolante esperienza artistica. Sapere che una mia opera, dice, resterà in questo luogo mi riempie di gioia. In Brasile, stiamo parlando, l'ha regalata in Brasile, vedete i due militari, la pittrice Polifroni. Sindaci, nuova chiamata per mostrare di esistere. Rinnovo dei vertici dell'associazione dei comuni della Locride. E questa era una home page assolutamente vecchia. E qui probabilmente si è fatto ironicamente riferimento a una pagina vecchia, la home page del Sindaco Comuni. Il rinnovo dei vertici è quello del lontanissimo 2017, quindi il sito non aggiornato. Lunedì la Sindaco Comuni ospiterà la prefetta Clara Vaccaro. I sindaci, nuova chiamata per mostrare, dicevamo, di esistere, organismo a cui pochi sembrano ormai credere. Insomma, questo articolo ha buttato un po' di diciamo negatività sull'attività dell'Assemblea dei Sindaci, che obiettivamente noi non giudichiamo negativa, anzi possiamo dire meritoria. Sono abbastanza compatti in questo periodo nell'attività, specialmente sull'Aiuto Tirreno e sull'altri problemi che stanno attanagliando il territorio. Raschillà, Colonia investe sul suo genio incompreso. Primo step: digitalizzare i documenti newyorkesi. Il minuscolo il misconosciuto pioniere del volo avrà una piazza o forse un museo. Questo è il primo step dopo, vedete, Vincent non è
solo da una bella storia da raccontare e un messaggio, andare oltre per costruire qualcosa di meraviglioso. E qui la foto, foto ricordo, dopo il convegno. Gente in Aspromonte al castello, l'escursione domenicale nella nota associazione, una fortezza legata a una suggestiva leggenda sulla città assediata dai saraceni. E qui vedete il castello normanno del Monte Consolino che risale al XI secolo, Ugo Franco ci ha riportato in questo articolo. Continua Ugo Franco con un'altra nota da Bivongi, San Giovanni Teristis, una festa doppia, coincide con i 30 anni dal ritorno dei mosaici ortodossi, domattina al monastero una messa solenne presieduta da padre Giustin. Lasciamo anche questa pagina della Ionica, abbiamo solo il momento di vedere il meteo che porta vento. Forse qua da noi, parte meridionale della Calabria, poca pioggia, parte centrale invece la pioggia è più intensa, si fa sentire. Domani, andiamo giù, domani invece pioggia e fulmini un po' in tutta la nostra regione, quindi il tempo è in netto peggioramento. Andiamo direttamente sul quotidiano della Calabria, ci spostiamo. Studenti caricati a manganellate, manifestazione per la Palestina, caos a Pisa e Firenze. Netanyahu presenta il piano post-guerra, il segretario di Stato degli USA no alla rioccupazione di Gaza. E poi nuove sanzioni USA-UE per Mosca, appello di Zelensky per i nuovi aiuti. E poi Navalny denuncia della madre, dice gli inquirenti hanno voluto consegnare il corpo del figlio perché dicono funerali dovranno essere segreti. Manichino bruciato, solidarietà a Meloni da parte di Mattarella, hanno esagerato, intollerabilità, violenza, insulti e volgarità. Il capo dello Stato dice bisogna intervenire, non si può lasciare che ognuno aggredisca, specialmente poi il capo del governo che è una figura istituzionale. Stop al cartello col prezzo medio dei carburanti, la decisione della Cassazione, no all'obbligo dell'esposizione, insomma non si comprende se sto prezzo medio ci deve essere o non ci deve essere. Tajani, il ponte sullo stretto è un progetto vincente, ed è di Berlusconi, dice il primo congresso di Forza Italia senza cavaliere. E poi ex carabiniere barricato in casa con la moglie a Modena, si è consegnato dopo ore di trattative, l'aveva fatto un'altra volta. Maxi rogo nel condominio, sale a 10 il bilancio dei morti, vicinanza del Papa a tutte le famiglie dei colpiti a Valencia. E poi il tribunale dice sì alla trascrizione di atti di nascita esteri con due mamme, sì dell'edema a due vaccini, uno pandemico. Vista l'ampo di piante d'osi, fiori nei cimiteri, il sindaco Ceraso, grande la sensibilità, niente stampa né dichiarazione. E qui lo vedete davanti alla tomba delle vittime di Steccato di Cutro. Il report dell'Arci sulle promesse non mantenute, la mobilitazione e poi l'attività dei diritti delle donne scappata dal regime iraniano, accusata di essere una scafista. PNRR ancora all'anno zero e mala gestio sul portale della Calabria, nessuna spesa su una delle misure per infrastrutture. Vedete, Corte dei Conti che bacchetta un po'. Manca ancora una cultura del saper fare e amministrare. La sanità calabrese in mano a manager che non vigilano, vedete, dal caso Fitti a quello delle doppie fatture, giudizi durissimi. Ancora sotto, pubblica amministrazione permeabile a convenienze e poi citazioni per 40 milioni. Ancora guai giudiziari per Minnena, l'assessore regionale è indagato per corruzione in un'inchiesta che coinvolge il Lido Balneare. Un Lido Balneare, l'accusa qual è? Alle dogane avrebbe favorito l'imprenditore in cambio di un lettino gratis. Viene da non credere, ma insomma
se è questa l'accusa, cercheranno poi ovviamente di, probabilmente emergerà la verità. Ho chiuso, autonomia disponibile a parlarne, ma non ci faremo fregare. E ancora si rilanci la Calabria centrale. Addio ad Antonio Mundo, fu parlamentare del Partito Socialista Italiano. E ancora arriva il chat GPT del, diritto, quindi intelligenza artificiale, Jury Matrix è un assistente legale basato sull'intelligenza artificiale. Il suo datore è l'avvocato calabrese Michele Filippelli. Ammodernamento della strada statale 106, ecco perché i conti non tornano. Lotta al crimine, armi come regali di compleanno, i clan imponevano il loro potere con limitazione, estorsione e droga, i dettagli dell'intercettazione dall'operazione Scolacium. E poi la sentenza, accolto il ricorso di un lavoratore contro il Ministero dell'Istruzione. A Vibo il reparto prevenzione crimine non si tocca, sindacati e politica locale in campo contro questa ipotesi. Ancora Cadanzaro, CPR ad Allì. Il sindaco dice no. Stop genocidio, tutti in piazza per la pace. No patria, ma patria mi appartiene. Al teatro comunale, Du Campari e Servizi. E un onno, un paravento, dice. Divertimento assicurato, e qui parla dell'appuntamento teatrale nel nostro dialetto stretto. Truffe sentimentali online, confronto su tutela e prevenzione, convegno organizzato alla sezione della FIDAPA. E poi il fatto, un piano strategico per l'area urbana, il progetto va avanti a Catanzaro. Ancora Andali, la programmazione che premia, e qui vedete Pietro Peta, sindaco, fa il punto sulle risorse che arriveranno grazie al PNRR. E poi in memoria di Antonio Catricalà, altre iniziative, lunedì la commemorazione a 3 anni dalla scomparsa, il noto giurista catanzarese, nonché tante volte sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. A Lamezia, ennesimo vasto incendio di rifiuti, disagi per pazienti dell'ospedale, si attende il commissario per la bonifica. E poi sanità, altri 5 medici cubani all'ospedale di Lamezia. Conferenza stampa, il grande schermo torna in città, al Grandinetti riapre il cinema il 1 marzo, il primo film. A Crotone cogliamo l'opportunità offerta, De Masi, territori in rete, non modificare l'iniziativa privata. E poi lavori pubblici, gara per il ponte di Gabelluccia. Ancora Oliverio, spieghi il rialzo Sovreco, la replica della già parlamentare Intieri all'ex presidente della regione, etichetta come ipocrita, la difesa del territorio adesso non è non, e non allora, dice l'Intieri. A Cutro volevo vivo di debiti, non di rendita, il sindaco replica al PD facendo riferimento alle gestioni allegre del passato. Il sindaco Ceraso, che vedete, il sindaco di Cutro, arrestato per armi e droga dopo gli spari a Isola Caporizzuto. Reggio, giustizia, fretta cattiva, consigliere, il dibattito e l'equilibrio dei poteri dello Stato al centro di un confronto tra operatori e di nodi della politica, magistratura, secondo il giudice Salvati e il professor Cananzi. Ancora Reggio, dogane, all'aeroporto, blitz anticontraffazione, sequestrati orologi e occhiali. E poi ciuro giù le mani da Poste Italiane, ancora un altro denuncia. La Petterati spiegata ai liceali, lezione speciale dell'associazione Luna Nuova allo scientifico Volta, calcio, i 90 anni della sezione regina dell'AIA, Versace, famiglia e vera scuola di vita. Mentre l'Università Mediterranea, sport in Ateneo, osservatorio protagonista. Provincia, l'amministrazione sceglie Femia, il sì dopo 2 ore dell'incontro, l'obiettivo è affrontare la questione con metodo scientifico. E poi Villa San Giovanni, discarica a cielo aperto vicino al parco fluviale di Santa Trada, Malara, il prezzo Sant'Elia non si tocca ancora a Motta San Giovanni. Locride, confronto incandescente in aula, discussa in consiglio la cacciata di Nicola Marulla sulla giunta Tropeano, botta e risposta tra l'ex assessore e il sindaco. Seduta sospesa per riportare la calma, pensate un po', a stilo, quindi consiglio comunale vibrante, ne parleremo oggi sul nostro DG. L'arma mette in guardia gli anziani sulle svariate modalità di truffa,
E poi Locri, Macri illustra la programmazione del GAR sul territorio alla cittadella regionale. San Luca, amministrazione comunale e parrocchia vicino al dolore della famiglia di Marco Pezzati, il giovane morto a 30 anni, giocatore del San Luca, per un incidente stradale avvenuto nel Catanzarese due giorni fa. Tripodi sulla piana al tappeto in tribunale. Polista nel consigliere Pisano commenta la vertenza con lavoratori ex LSU. Parco archeologico di Medema, via i lavori di riqualificazione, intervento a Rosarno, vedete, da 270.000 euro da completare entro giugno. E poi Palmi, iniziata la rimozione dei tralicci nell'area del nuovo ospedale, piccoli passi in avanti. Svincola 2, Dominici chiede lumi ad ANAS. Vibo, tre coalizioni, differenti situazioni. Il centro, il polo centrista è pronto all'annuncio, il centrodestra invece è in alto mare. Solo i progressisti hanno ufficializzato il candidato a sindaco, quindi tre saranno le coalizioni a Vibo. Probabilmente con la Tonale si rinnova il legame con Alfa Romeo. Qui c'è un altro articolo. Bancarotta fraudolenta aggravata, condannato Rocco Farfaglia. Per il presidente ACI, pena di 5 anni e 6 mesi, è arrivata la sentenza. Massima trasparenza amministrativa al sistema bibliotecario. Signoretta contesta alla vicepresidente della regione la ricostruzione dei fatti. Presidente uscente all'ente replica alla Princi. E poi ancora frasi strumentali per fini elettorali. L'assessore Finarelli alla consigliera Pileggi sulla vicenda dei biglietti per la prima del teatro. E poi oggi pomeriggio all'evento l'incontro, un sit-in per la pace. Novità per Palazzo Giffoni a Tropea. Andiamo ancora avanti, Serra, arriva l'ambulanza medicalizzata. Il generale annuncia inoltre la presa di servizio di due medici cubani all'ospedale. Il commissario dell'ASP Battistini incontra i sindaci di Serra e Preserra. E poi le pagine che vediamo dello sport, che non ci dovranno far soffermare. Catanzaro, ogni partita decisiva, Crotone riparte dal 4-2-3-1. Meridiano Sud, il teatro all'Unical, è qui l'incontro di presentazione. Andiamo alle previsioni meteo. Oggi, come vedete, anzi andiamo meglio zoomando, pioggia, vedete, su tutta la nostra regione, temperature che non calano troppo, rimangono alte, quindi dai 9 ai 15 gradi, questa è l'oscillazione in tutte le province. Domani si continua con le piogge, le temperature calano però di qualche grado, le massime dai 9 ai 13 gradi, quindi molto costanti. Dopodomani, lunedì, la pioggia termina e le temperature risalgono, quindi rispetto sopra alla media stagionale. Se non ci sono novità, vi ringraziamo per aver seguito e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni con il nostro telegiornale. Rimanete sintonizzati sul canale 76 del digitale terrestre, su telemia.it. Grazie ancora e buona visione con la nostra programmazione. Questo programma è presentato da...